Altra serata di grande calcio, quella che ci attende sui canali di eSports, in diretta come sempre, condizioni meteo ideali, non ci sono nuvole. Un saluto da Piero Gipardo e Daniele Adani, Serie A team che si prende la ribalta con questo incontro. Sarà un match tutto da seguire, Lele. Un saluto ai nostri amici a casa che ci stanno seguendo. Solo una cosa però, ragazzi, non muovetevi. Il grande calcio ve lo portiamo noi direttamente a casa vostra. Il ricordo dei tifosi napoletani è legato indissolubilmente alle imprese della squadra di Maradona, primo storico scudetto dell'87. Beh, quello è stato un periodo indimenticabile, probabilmente irripetibile per quello che ha rappresentato Diego per questa città. Io lo ricordo sempre, Diego è stato più di Napoli che di Buenos Aires. Quello che non è cambiato ed è uguale ora come allora è l'affetto del pubblico verso la squadra, che non è mai stata lasciata sola anche nei momenti più delicati. Si parte. Pellegrini. Abraham. Attenzione a Dybala. Tacco robusto. Cristiano Ronaldo. Cristiano è ovviamente tra le stelle di questo match, con lui in campo tutto può succedere. Non penso di esagerare se dico che di testa le prende tutte lui. La difesa avvisata. Aspetta l'arrivo dei compagni. Può colpire da lì. Cristiano Ronaldo, intervento tempestivo, interrompe l'azione di Cristiano Ronaldo. Possesso perso. Cristiano, grande recupero. Abraham. Zaniolo. Pellegrini. Ha diverse soluzioni, occhio. Grande scelta di tempo, conquista la palla. Occhio alla progressione. Occhio all'attacco dell'avversario. Capisce tutto, intercetta bene il passaggio. Zaniolo. Spazio per il cross. Palla dentro. Possono passare avanti qui. Intervento provvidenziale per sventare la minaccia. Cristiano Ronaldo. Buono il possesso palla per il Napoli in questa circostanza. Possesso consegnato agli avversari. Paolo Dybala. Cristante. Ibañez. Pellegrini. Abraham. Avanzano a caccia del momento giusto. Può metterla al centro. Tiene palla in attesa del varco giusto. Palla deviata e intervento decisivo. Dybala sblocca il match. Rivediamo il replay del gol. Ha sfruttato alla perfezione il passaggio all'indietro del compagno. Non poteva sbagliare da lì, aveva tutta la porta davanti a sé. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Zielinski. Attacca il giocatore del Napoli.
è stato costretto all'errore dalla pressione avversaria, il pallone è uscito. Possesso gettato via. Attenzione a CR7. Cristiano Ronaldo col pallone. Può ricevere una posizione interessante. Buono il possesso palla per il Napoli in questa circostanza. C'è il triangolo. Hanno l'occasione, attenzione, per trovare il gol del pareggio. Eccolo il gol del pareggio del Napoli. Da apprezzare meglio con questo replay il paziente giro palla che ha portato al gol, un invito a nozze per Cristiano Ronaldo che da quella distanza non poteva proprio sbagliare. Hanno pareggiato, dunque 1-1. Abraham. Occhio a Dybala. Palla verso Smalling. Impostano con calma, non hanno fretta di accelerare. Difende palla per far salire la squadra. CR7. Prova il blitz in avanti. Si contendono il controllo del pallone. Calcio d'angolo per il Napoli che vuole portarsi avanti. Interviene Spazza. Cristiano. Interviene proprio all'ultimo e salva. E si chiude così il primo tempo. 1-1. Decisamente buona la prima frazione di Cristiano Ronaldo. Si è dato parecchio da fare, tra l'altro firmando il gol che ha permesso ai suoi di chiudere in parità il primo tempo. E può affrontare la ripresa davvero sulle ali dell'entusiasmo, eh? Secondo tempo che comincia col possesso Napoli. Fabian tenta l'imbucata qui per il compagno. Parità assoluta, cercano continuamente il tiki-taka. Ottimo intervento in copertura. Attenzione a CR7. Tiene palla in attesa del momento giusto. Nessun problema sul cross. Dybala. Abraham. Pellegrini. Pellegrini. Karsdorp. Suggerimento interessante nell'area avversaria. Intervento super. Da pochi passi il portiere ha salvato tutto. Che riflesso pazzesco, l'avevo visto già dentro io. Corner battuto in mezzo. Pulisce l'area. CR7. Prova ad andare lungo sulla corsa dell'attaccante. Suggerimento in area. Ribatte qui il tiro. Ha trovato l'angolo giusto. Nulla da fare per il portiere. Rivediamo l'azione del gol che tanto ha fatto infuriare il tecnico. Sono rimasti praticamente a guardare senza liberare l'area. Un gol che si poteva evitare con un po' più di attenzione. Eh?
Punteggio cambiato, ora siamo sul risultato di 2-1. Cristante, occhio a Zaniolo, entra con decisione. Cristiano Ronaldo, giro palla in attesa che si aprano gli spazi. Buono il tackle. Zaniolo avanza a caccia di spazio. Chance per il cross. Palla per Zaniolo. Palla dentro. Attenzione a Dybala. Traversone nel mezzo. La allontana ma non è finita. C'è spazio per la ripartenza. Cristiano. Buono il possesso palla per il Napoli in questa circostanza. La mette in area verso il compagno. Fabian Ruiz. Traversa e gol. Rivediamola l'azione del gol, perché ha finalizzato l'ottima serie di scambi con cui hanno prima aperto la difesa e poi liberato l'uomo al tiro. Quarto gol della gara che fissa sul 3-1 il punteggio. Ancora un quarto d'ora da giocare. Prova il blitz in avanti. Occhio, può crossare. Recupera palla la formazione avversaria. Fabian Ruiz. Serve Cristiano Ronaldo. Attenzione a CR7. Dice di no con una super parata. Ci sarà un cambio. La mette in mezzo. Allontanano il pericolo. Ottima chiusura del difensore. Abraham. Occhio al tentativo in campo aperto. Pellegrini. Torna da Lorenzo Pellegrini. Faraone Al-Sharawi. Può andare nello specchio e c'è il gol che riapre improvvisamente il match in questo finale. Possiamo rivedere il gol da un'altra angolazione. Guarda come l'ha colpita bene Pier. È uscita fuori una conclusione secca, potente, nulla da fare per il portiere. 3-2, partita molto spettacolare. Numero 92, Stefan El-Sharawi. Ancora 3 minuti prima del fischio finale. Buono il possesso palla per il Napoli in questa circostanza. Ha dosato male il passaggio, pallone recuperato dal portiere. Zaniolo. Abraham. Manca poco alla fine, devono sfruttare questa occasione per trovare il pari. Dybala. Tiro murato. Finisce con la vittoria del Napoli che si prende dunque 3 punti importanti per la classifica. Vittoria di misura che vale doppio per come è arrivata. Spesso queste partite regalano brutte sorprese, lo sappiamo. E se non mantieni alta la concentrazione fino al 90esimo, la vai a perdere. Era troppo attesi oggi Cristiano Ronaldo, non ha deluso fin qui.
è stato autore di una prestazione sicuramente positiva. Il gol è la ciliegina sulla torta di una prova che premia il lavoro suo, ma anche della squadra.